dicevano prima che questo update è una bomba. Speriamo. Spero più che altro che si arrivi a un finale che chiuda cose aperte in Union Cross e che non stia semplicemente a dire vabbè, ne riparliamo con il prossimo gioco o con Darkrod. Genzo, per te è arrivata l'estate praticamente. Ma io in realtà passo tutti i giorni a sudare come un pazzo, quindi ho detto vaffanculo, mi metto canottiere e pantaloncini e ormai è estate. Bellissima maglietta comunque. Ormai sì, un capolavoro. Vabbè, comunque ormai è estate, manca un mese Inizia la ed è estate. sessione. Ma guarda, io se riesco, stando me la scampo la sessione, quindi vaffanculo. Ah, è vero, allora inizia la laurea. Si inizia la laurea, se tutto va bene, secondo me non andrà bene un cazzo. Manco a sto giro. Come sei pessimista, Genzo. Morto, ormai vivo nel pessimismo. Comunque la prima parte del finale. Dobbiamo comunque aspettare il fine maggio per capire Nomura cos'altro voglia fare. Sì. C'eravamo quasi a finire questo Union Cross. Hanno dovuto spezzare metà il finale per farci Madonna, guarda, aspettare ancora. veramente, pur di farci, di abbottarci le palle, ha detto vaffanculo, aspettiamo fine mese per farli soffrire un altro po'. No, che puttana, porca, veramente un travaglio comunque, è una sofferenza. Ma io, l'unica mia speranza è che muoiono tutti questi stronzi, sono sulle palle tutti quanti. L'annuncio dell'update diceva chi prenderà Chi le ale prenderà il scialuppe. potentissimo cazzo nel culo? Ma secondo me è Marluxia, cioè Lorian. Bella Secondo lui. me è. Ma secondo me Loriam farà una brutta fine, giusto per aggiungere un po' di dramma al dramma. In qualche momento si deve dividere in Heartless e Nessuno, quindi magari è questo il momento. Si divide già qui. Non lo so. Altrimenti dovrebbero No. riprendercelo e mostrarci in futuro quando si divide. C'è un'altra parte di Lorian, dovremmo vedere. Io voglio soltanto vedere loro che arrivano nel futuro. Ma Sono ormai 2 anni che aspetto quel momento. se non sbaglio, le scialuppe sono uno in meno di quanti sono loro, no? Sì, qualcuno rimane indietro. Secondo me rimane indietro il ciuffone. Come si chiama il ciuffone? Big Brain, però quello sexy. Che sono quello che Brain. pensiamo tutti quanti che. Brain, sai, che pensiamo tutti quanti che fosse Sigbar. Ah, sì. Quindi secondo te resta lui. Sì, secondo me sì, dai. A meno che non boh, sì, succede qualcosa e diventa veramente Sigmar e teoria confermata, moment. Non mi fido di Keplero, dice, l'hanno già mostrato, Sì, sbaglio. Chi resta indietro? No, a meno che non lo mostrino in questo update, ma noi ancora dobbiamo vederlo, dobbiamo fare la reaction, quindi non spoilerate per ora. Stiamo solo facendo previsioni. Allora, le scialuppe rimanenti sono 5, i personaggi, player incluso, sono 7. Ah, vabbè, vabbè, il player per player me muore. rimane, sì. Anche Cioè, il player non conta un cazzo. se devo ancora capire se quel collegamento a inizio Dark Road con Xehanort che sogna il player ha davvero un senso oppure è stata solo una cosa così di Nomura? Quindi quello è da Oh, ma Dark capire. Road? Che fine ha fatto Dark Road? Fermi all'episodio 3, non so cos'era. Ma non. No, scusa, non doveva uscire tipo in modalità offline? O. Non ho Allora, capito. Union Cross, se non sbaglio, continua in modalità offline. Mentre Dark Road, come dice, non mi fido di Keplero. A settembre dovrebbe uscire tutto. A settembre direttamente? Io avevo capito che entro settembre finiva, più o meno. Anche se era un po' non precisissimo quello che hanno detto su Dark Road. Su Union Cross, ok, ma su Dark Road non so. Un vero e proprio travaglio. Quindi dai, se va bene, stanno ci siamo tolti Dark Road, Union Cross e Dark Road. Jackpot, cazzo. Mamma mia, mo sì che sono felice di vivere. Pronti per il 2022 che sarà
sarà sicuramente l'anno di uscita del nuovo titolo Kingdom importante. Hearts 3.1 e si inizia 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Anzi, 3.1 c'è già stato. Credo gioco offline. Ok. Comunque sì, per me pure Brain resta. Però poi c'è da capire come fa Eragus ad essere suo discendente e come fa ad avere il suo Keyblade. Perché Keyblade se lo portano dietro per proteggersi, ti fanno fra... No, anzi lui dice, no, guarda, a me non serve più un cazzo, l'hanno moschiato, piatevelo voi Keyblade, andare a fa bordello. Però era questo suo discendente di sangue. Che palle, vabbè, Quindi cioè, ti deve. spiego. Ti spiego, allora, Brain, prima che partisse si trompa, come si chiama la tipa con i capelli lunghi neri, Scud, Sì. Scud, si Ciao tromba Betty. Scud, quindi Scud parte che è già incinta, arriva lì e partorisce, quindi Eragus. O partorisce un antenato di Eracus, magari il padre, il nonno. Non ci avevo pensato. Quindi tu hai fregato il sistema. Chi ha detto che nelle capsule ci può andare una persona sola e non una persona incinta? Capito? Quelle dico scene con calma e poi analizzate. Non voglio analizzare, sennò poi inizio a offendere Nomura, quindi non... Me, Kenzo, quando vuoi possiamo iniziare. Ah, io stavo aspettando te, però vabbè, sì, dai, iniziamo, tac. Ah, devo cambiare. Sì. Allora. Incominciamo. Aspetta. Ok, possiamo cominciare Fatto. ora. Vai. Ok, vediamo un attimo questi quanto scopano. Devo fare la lozione come sempre. Sì. Spero che tutto sia tutto ok. Dalla chat fateci sapere come vanno i volumi. Sono sicuro che lo sia. Loriam sa che non è stata colpa di Ven, vero? Destra? Dovremmo controllare? No, Loriam ha detto tutto quanto, tutto a posto. Sta a posto, frate. Ma sta porta l'abbiamo mai vista? Tutto destra. Sta porta è quella che sta a Destiny Island. Pensi che il mondo stia per finire davvero? Non ne sono sicuro. C'è molto che non sappiamo. Ma Non quindi. sanno un cazzo questi, devono sapere tutto, non sanno un cazzo, porco Giuda. Ma non ci eravamo lasciati che c'era stata la battaglia? Che Ventus aveva fatto Sì, la super mossa? Adesso sono ha avanti. tirato la Genki Dama, Ventus. Riguardo questo mondo, il maestro dei Keyblade dell'oscurità, oscurità, anzi non oscurità, oscurità. Sì. Ma ripensando a quello che Master Ava ci ha detto, o ci ha insegnato, anzi. Ovvero che quando questo mondo sarà ricoperto dall'oscurità, si addormenterà. Me lo ricordo quello. Non è morto, lo so, ma è abbastanza per far sì che io non mi arrenda. Quindi diventa un mondo dormiente? Sì, a quanto pare sì. Ho giocato il mio ruolo nel unire i Dandelions e i denti di leone, quindi la responsabilità per salvare tutti. E darò il meglio per farcela. Non è soltanto la tua responsabilità. Qualsiasi cosa tu decidi di fare, hai il nostro supporto. Voglio che tu sappia questo. Grazie per esserci sempre stato ascolto. Adesso scopiamo. Sì, che bello. Sesso, Nale. Il player intanto fa facce. Ciao Nausicaa. Sì. Oh,
Bella lì. Generale Kenobi. Oh, hai idea. Di modo Doria tira un pugno nel culo a Ventus. Mi spiace, Ventus. Metti in pausa, metti in pausa. Voglio un attimo vedere nella camera di Ventus cosa c'è. C'è una macchina per scrivere, tipico oggetto in mano ai traditori. Vabbè, se ci fosse Sensei direbbe questa è la stanza di un fascista perché è piena di libri fantasy. Ah, è vero. È da notare le Classico. scarpine, quindi Kenzo ha i piedi nudi. Quindi Kenzo, sì, Ventus ha i piedi nudi. Kenzo, vabbè, te, ormai se una persona dorme niente, il fandom Arts è Kenzo, ma automatico. Se pensi a perché ha creato questa associazione, so che non è stata colpa tua. Comunque c'è un pisello, andiamo avanti. Avevo giusto bisogno di qualcuno da incolpare. Dare l'oscurità, anzi, oscurità è così. Anzi, l'oscurità è così astratta. La mia rabbia aveva bisogno di un qualcosa di semplice e tangibile. Cioè, di un obiettivo semplice e tangibile. E sono egoista, lo so. Ma alcune emozioni sono troppo da sopportare. Dimmi. Ma io non capisco se darkness si riferisce al proprio darkness nel senso l'oscurità o a oscurità inteso come darkness entità. L'hanno messo in minuscolo, quindi forse l'oscurità, però penso si riferisca a oscurità in questo caso, perché ne parla con Ventus. Dimmi, oscurità, anzi, vabbè, diciamo, oscurità se n'è davvero andata? O è diventata una parte di te? Come hai detto. Se è così, allora io come dire un cazzotto in bocca. Oh, che inquadrature sono? Shattok. Odio. Aspetta, odio, rabbia e tristezza. È Ma siamo pazzi, ma esattamente che quello che vogliono. fotografia ha questo finale di Union Cross? Incredibile, premio Oscar. Devi lasciarle andare. Cosa è successo al mio amorevole e generoso fratello? Ma questi primi Sevizia? piani? Fighissimi. Loriam, qualcuno è qui per vederti. Chi? Oh! Eccola. È Rena? È Rena? Nani Desuka? Scusa. Cosa ci fai qui? Effettivamente anche lei deve andare nel futuro. Penso che dovresti saperlo. Riguarda Strelitzia. Ciri ti dice di averla vista. Comunque, Elrena Cosa? best girl. Hai visto mia sorella? Dove? Forse non era qui, ma alcuni Non era lei. giorni fa. Ah, ok. Ho spottato qualcuno. Vabbè, spottato. Vabbè, si capisce. Ho spottato qualcuno che aveva un brutto aspetto. No, No. no, che somigliava tanto a lei. Sì. Andare verso la torre sulla collina. E non era da sola. Era insieme a qualcuno con un mantello nero. Ah, come? Non possiamo essere sicuri di nulla ancora. Ma è sicuramente un interessante pezzo di informazione. Un mantello nero può solo significare uno dei maestri del Keyblade. Che vuol dire Keyblade Masters? Penso intendeva agenti, però noi non li abbiamo mai visti con il cappotto nero. Esatto, Quindi esatto. forse loro li hanno visti usarlo. Cioè l'unico col Giovani cappotto nero forgiatori, era diversi Lush. maestri. No, penso si riferisca ai veggenti. Però boh.
Ma mi sembra strano, non sono sempre chiamati con nomi loro, perché dovrebbe dire Maestri Keyblade adesso? Vabbè, Ma... invece di dire Ava, Ira, Gula, i maestri del Keyblade. Allora, secondo me ci sono più Maestri Keyblade, ormai è confermato. Oltre ai veggenti, dici? Sì, No, ma i leggendi non sono Maestri Keyblade. che sono maestri del Keyblade. No, non sono mai Maestri Keyblade. Loro non li hanno mai chiamati con i nomi loro, come nomi veggenti. Sicuro che non li hanno mai chiamati Dovrebbe maestri del dire... Keyblade? Sono sicuro, guarda, un esperto come me di Kingdom Hearts non può sbagliare. Così sicuramente. Entrambi, cioè il maestro dei maestri e l'Ushu, Rientrano nella entrambi... descrizione. Rientra nella descrizione. Ma Messo non dovrebbe essere qui. Anche se questo è il mondo reale. Ah, quindi sono nel mondo reale No, adesso. no, anche se questo fosse. Quindi non Ah, so. ok, professor Leaf. Aspetta un minuto, forse... Cosa c'è? Ti ricordi di quando hanno sparato a Berlusconi? Ok. Ti ricordi Quindi perché è stato creato vabbè. questo mondo digitale come backup di quello reale? Ok. Destra. Per salvare no, per salvare il mondo a prima della guerra del Keyblade. Cioè, nel per Comunque. salvare nel senso per riportare il mondo, cioè no, vabbè, capito. Sì. Comunque Tu sei, Giardino, cioè, tu sì. sei non è salvare, tu sei proprio per intendere, per avere un mondo che fosse più possibile simile a quello che c'era nel momento prima della guerra del Keyblade. Comunque Giardino, sì, siamo d'accordo. Questo vuol dire che i dadi mistrelizia dovrebbero essere salvati anche qui. Ma che palle questa storia, non faccio più. Davvero? Posso scopare mia sorella? Incesto? No, in dissocio. Penso che questo posto fosse giusto una copia del... Pensavo, ho pensato che questo posto fosse una copia del mondo reale, ma non delle sue persone. Inoltre... Vabbè, quanto cazzo è lungo? Se i dati di tutti sono stati portati qui, dovrebbe esserci anche una versione... Madonna, oddio. Anche una versione nostra qui. Yep. Sì. I nostri dati dovrebbero essere qui. Anche i nostri dati dovrebbero essere qui. Può essere che ne siano ancora archiviati, comunque... Sì, messi Come si dice loro? da In italiano. parte. Vabbè, insomma, che non siano ancora stati sbloccati. Pensaci, Eren ha visto una versione glitchata di tua sorella Stralizia. Se quello che Charity dice è true, Charity, no, Charity. Forse i suoi dati sono qui e qualcuno può avere accesso ad essi. Non capisco, sono proprio scemo. Perché Stralizia? E se i suoi dati esistono, allora perché? Questo vuol dire che possiamo riportarla indietro? Non credo. Sì, ma mio fratello Dariam, dategli un po' di tregua, Cristo. Gli è morta la sorella. Mo scopre che ci sta una sorella fake nel mondo dei dadi e che non potrebbe riportarla nel mondo. Cioè, dai, basta, Cristo. Chi farebbe una cosa simile? Da quello che so. Tutti i maestri se ne sono andati. Probabilmente avremo molta più fortuna se cercheremo i dati nel mondo, cioè se cercheremo informazioni, risposte nel mondo reale. Dai, che ci stiamo andando. Riguardo questo, se quello che ha detto Darkness è vero, dovremmo essere capaci di utilizzare l'arca
nel sotterra nel basement Sì. Ok. sotterraneo per tornare indietro. Ma se quello fosse collegato alla fine di questo mondo, non abbiamo tempo per pensare a quest'ora. Dai, andiamo al basamento. E ti dispiace portare Ben? In braccio. Non proprio. Ovviamente te lo devi portare, no? Il libro. Metti in pausa un attimo. Non ci hanno fatto vedere com'è finita la battaglia tra Ventus e Darkness. Ma sì, ma perché c'è magari poi di dopo quel flashback ti farà vedere come è finita in realtà e ci sarà un twist e si scoprirà, cioè a un certo punto Darkness riemergerà da Ventus, cercherà di fermarli di nuovo, ma non ce la faranno perché il potere dell'amicizia è più forte di quello delle cattive intenzioni e partiranno tutti quanti. E però abbiamo già visto Darkness parlare con Lushu, qua, quando Lushu metteva... Quindi non poteva essere Ventus quello messo da Lushu nella capsula nello scorso aggiornamento, se Ventus è qua, con loro. Forse questo è un fake Ventus. Eh no, può essere che era Strelitzia a questo punto, È nel... il Ventus dei dati. Ah, se è Strelitzia, potrebbe anche, che ne so, balenarmi l'idea che la tipa nella cella è Strelitzia. Nel mondo, la tipa nella cella che, con cui giocano quello scemo e quell'altro, come si chiama? Axel lì È Aisa. si chiama lì. Lì è Aisa, sì. Perché Ah, ok, Aisa. mo' abbiamo visto un tipo con il cappotto nero andare con una col cappotto bianco. Nello scorso aggiornamento abbiamo visto uno col Capito? cappotto nero mettere dentro una con un lenzuolo bianco, quindi magari... Vabbè. Secondo me è così, dai. Cioè, per ora fila comunque come discorso. Che spaccim. L'unico Aspetta, metti in pausa. conta 6. Non so dove veda la sesta, sinceramente. Questa rotta, penso. Non conta 6. Ma che cazzo conta questo qui allora? Allora, aspetta. Perché sì, quindi quello che abbiamo visto nello scorso aggiornamento era il mondo reale. Perché ricordo che qui... Ecco, qui si erano scontrati Loriam e Malefica. E si era rotta questa capsula. Però nello scorso aggiornamento abbiamo visto che questa capsula c'era, Aspetta, quindi... aspetta, facciamo così. Fammi provare Sì. a vedere se lo riesco ad aggiungere nella playlist. No, non è Aspetta, Giardino questo. dice che ci dovrebbe essere un'altra cutscene, non questa. Ok, Vabbè, facciamo così, finiamo di vedere questo e poi torniamo a quell'altro. no, no, Perché aspetta, secondo dice che me. non ci dovrebbe essere questo. Dovremmo andare all'altro, Come non dovrebbe esserci forse. questo? Aspetta che vado se hai messo... Hai preso l'ordine giusto? Vedi? Io ho fatto backup da Resolutions e the Shadows Identity. Vado un attimo a prendere il cazzo, Madonna. Dovrebbe essere. Va bene. No, comunque sì, dobbiamo vedere prima l'altro e poi questo. Allora non mi metto a fare ipotesi e altre cose perché magari è tutto distrutto perché questo è la terza parte delle tre. Sicuro? Perché io... Sì, Drew. Ecco, mi sta dicendo anche Drew che c'era prima l'altro. Infatti, li ho pubblicati così, sì. Prima... Ok. Va bene. Kenzo? Non è molto. Prima l'altro. Mm.
sono? Biscottini? Cocco. Ah, che schifo. Prima stavo dicendo questo, qui dovremmo essere nel mondo reale, perché nel mondo dei dati c'è stato lo scontro tra Malefica e Loriam che ha distrutto quel pod, quindi qui siamo nel mondo reale. Quindi Malefica non è tornata nel mondo reale. Sì, Malefica ci è tornata con quella capsula, vedi, mancante in alto a destra. Ma no. Questo non è il mondo reale. Questo sì. Ma Malefica era nel mondo dei dati. Dei dati. E infatti anche nel mondo dei dati manca la capsula in alto a destra. Ha usato quella lei. No, Quindi scompare, c'è cioè la capsula, la usi scompare in pratica. per come ce l'avevano spiegata è la usi nel mondo dei dati per tornare nel mondo reale e la usi nel mondo reale per andare nel futuro. Sì, è inutilmente contorta come cosa, perché hai messo due strumenti del genere e li fai funzionare in maniera diversa e crea confusione. Infatti sì, crea confusione. Io ti giuro, dovrebbero fare un'enciclopedia apposta per Kingdom Hearts. E Guarda, sulla locanda di zio Aristofano dovrebbero farla sulla scuola. esiste. Sulla scuola? Io l'avevo scritta l'enciclopedia di Kingdom Hearts, quindi. Però era pre-Kingdom Hearts 3, quando le cose ancora erano abbastanza. No, in realtà erano già contorte con DDD, eh. Però mi ero riuscito a districare con i viaggi nel tempo. Io No, ti poi no. ricordo i peggio discorsi del viaggio nel tempo tra quando recuperai DDD, qualcosa ne riuscirò a capire, ok? Ma poi ti ricordo dopo Kingdom Hearts 3, discorso corpo, cuore, viene dal futuro, dal passato, lo prendi, lo riporti, il corpo di Terra, non si sa da dove cazzo viene, che è successo, la linea va vista come una linea unica, Sì, mamma ma mia. i viaggi nel tempo già erano con delle regole un po', Io mi sono limitato a elencarle, non a spiegarle. Poi però con Kingdom Hearts 3 e con Union Cross, con la cosa che devi avere le memorie, l'oggetto lì, te stesso, lì hanno, vabbè. Ci sono i viaggi nel tempo e si può viaggiare nel tempo, basta. È Mamma inutile mia, andare ad approfondire io. perché. Ma c'era davvero bisogno di complicare così tanto le cose, porca puttana, metti viaggi nel tempo, Cristo. Ma c'era ancora di più, cioè la necessità di mettere il Malefica che torna in vita nel 2, che tu non mettevi quella stronzata là. Quindi non c'è il pensiero di spiegare come cazzo è tornata in vita Malefica. Tutto alle palle quello. Ti togli dalle palle pure tutto il discorso di chi sono questi che sono venuti dal passato e hanno usato i viaggi nel futuro perché così posso spiegare pure che Malefica è tornata in vita grazie ai viaggi nel futuro. Togli dal cazzo pure questo e dici, sti stronzi venivano tutti da Radiant Garden. Erano tutti da Radiant Garden, giocavano tutti lì, erano tutti riusciti lì e hai risolto il problema, cazzo. Perché poi dici, ah, sono venuti tutti quanti a contatto con Xehanort, il professore. Perché lui lavorava lì, l'ha conosciuto tutti quanti lì, i bambini. Basta. Invece no, ho dovuto mettere la guerra del Keyblade. Ce ne stanno fino a Ma qua che la fanno 20 guerra. di guerra del Keyblade. Non si è ancora capito quale cazzo è Vabbè. sta guerra del Vabbè. Keyblade. Lasciamo stare, va. E prima era in Birth by Sleep. E poi era quella in Union Cross. Poi non era quella in realtà perché ce n'era un'altra prima. Poi vieni a sapere che in realtà è ciclica, che ogni 5 anni ce ne sta una perché questo qua smascella, non sa che cazzo gli passa per la testa. Per me la cosa di Malefica avrebbero potuto anche non spiegarla. Torno in vita e basta, perché sì. Non c'era bisogno davvero di andare a Sì, ma infatti. farlo in questo modo. Invece Puoi sui viaggi nel spiegarla che. tempo. Ma potevi dire che è una maga. Diceva, è una Sì, maga. Ha è vero. fatto uno spell. Come si dice spell? Un Un incantesimo e incantesimo. via. Sì. Sui viaggi nel tempo li hanno inseriti in DDD perché voleva trovare il modo di avere un Kingdom Hearts 3 che fosse un finale completo della saga e voleva rimetterci dentro tutti i personaggi. Un po' alla Metal Gear, no? Perché anche nel Metal Gear Solid 4 convergono tutti i personaggi. Però Non c'era bisogno. non è che questo basta, cioè, vuoi farlo, ok, però.
è andata male È una merda, come non c'era questione. assolutamente bisogno di fare una cosa come quella. Ma anche perché, beh, bastava farti una invita al Xehanort, proprio gran maestro coccia pelata. Tornava in vita lui, perché, cioè, corpo a puttane, il cuore a puttane, si ricompone e via. Bastava fa quello, tornava in Ma vita al lui voleva Xehanort. metterci di nuovo Xemnas e Ansem. Palle. Questo è Allora, stato il problema. perché lui Nomura non sa rischiare. Nomura ha fatto quella cosa lì perché i fan si erano affezionati a quei personaggi là e lo devi metti dentro. Perché se no i fan non gli si rinculavano il Ma gioco non lì. lo so. Perché Xehanort è un vecchio, i fan non gli piacciono. Ai giapponesi non piacciono i personaggi vecchi. I giapponesi vogliono il belloccio abbronzato e vogliono il ciaddone abbronzato. Basta. Cioè, lo metti dentro personaggi come Xemnas e Xehanort ad Heartless, perché se no non vendeva ai giapponesi, Cristo. Lo dicesse, porca puttana, non tutti questi Secondo discorsi di me viaggio nel tempo. li ha messi perché voleva fare la chiusura ciclica della saga e quindi voleva Xemnas e Ansem dentro. A quale costo? Al costo di mettere i viaggi nel tempo in quel modo. Raga, io Poi li ha aggravati con Union Cross comunque la questione, perché voleva fare la guerra del Keyblade, ok, ma ha voluto collegarlo al futuro poi. Cioè, poteva stare benissimo una cosa prequel e basta, non c'era bisogno per forza di... veramente. Ma sì, come dice Joker, lui vuole cambiare mood, ma anche perché si è tolto dalle palle, a quanto pare la Disney, speriamo, guarda No, un'altra no, no, vettura. no, aspetta, non seguire queste voci. Kingdom Hearts è una proprietà Disney, quindi non se la... Non, cioè, Vabbè, non è per al caso, massimo è la controlla Disney Disney. che si toglie, Vabbè, Nomura, non è per caso, controlla ma Disney, la proprietà vaffanculo è poverino. la sua. Troppo del cazzo. No, comunque, vabbè, aggiungiamo la Disney alle aziende che non ci chiederanno mai una sponsor e via. E comunque, se vuole cambiare mood, io spero lo cambi e faccio mood molto più dark e serio. Perché quando Sora rispawna nel mondo di Yasora, sembra quella la situazione. Sembra proprio tutta un'altra cosa. I colori spenti, un ambiente cittadino di notte che è molto noir. Quindi sarebbe un'ottima occasione per tirarci alle palle pure un sacco di buonismi, tipo l'amore, Kairi, l'amicizia. Fammi morire Kairi, porco di puttana. Fammi morire Yeah. quella troia, cazzo. Mi sono Non rotto le palle, succede, Cristo. non succederà mai purtroppo. Che inutile, Cristo. Ma io piuttosto, più che in un cambio di mood, spero in un party a veri lineare, senza che poi vai a inserire cose dietro Pure. per riprenderle avanti. Pensa una cosa e portala avanti. Or non sei più ai tempi di Kingdom Hearts 1 in cui non sai se il progetto avrà un futuro. Il futuro è questo, è arrivato e quindi pensala e portala avanti in maniera lineare e non inutilmente contorta. Poi, Comunque. veramente, ha un personaggio come Yasora che a quanto pare si rifà molto a Noctis di Versus 13. Ti scongiuro, proprio ti scongiuro. Non mi fare l'ennesimo villain. Costruiscimelo bene, dagli una bella caratterizzazione. Fammelo proprio sentire che è un personaggio più reale di quello che sono Yasora, Riku e Kairi, Cristo. Dagli proprio, dagli una bella imponenza, porca puttana. Wow, a me già piace tanto come è stato introdotto, ovvero come boss segreto del DLC, cioè segreto, boss finale finale. Ed è un boss finale diverso dai soliti personaggi incappucciati, perché già da qui puoi iniziare a dedurre qualcosa su di lui. Ha un design almeno, ecco, non è il tizio incappucciato di Kingdom Hearts 1, di Birth by Sleep. Aspetta che mi hanno rubato il cazzo, ma torno. Disney ha cambiato CEO, ossio. Ah, sì, ah, aspetta, avevo letto qualcosa relativamente ai progetti videoludici delle proprietà Disney. Forse era collegato a Ah, l'ho questo. In effetti ripreso. sono visti con la gina di cuore nel capitolo 3 di Dark Road della fata Madrina e Medal of Memory. La fata Madrina in Melody of Memory mi ricorda però brutte cose. Non voglio pensare a Melody of Memory, non voglio nemmeno pensare a... non voglio pensare a nulla. Io Vabbè, mo dovrei stare a continuiamo. studiare per l'esame, sto qua a perdere tempo con questa stronzata, porca puttana. Devi studiare Kingdom Hearts, Kenzo. Che troia. Vediamo, dai, su. Lo leggo io Non qua, se vuoi. Vuoi credo... Cosa? che lo traduco io? Ci No, mi sto alterniamo. divertendo. Vai. Non so chi tu abbia mandato, ma ne sono rimaste 5.
Chi andrà? No, no, sai, è la seconda questa. Non ha letto quella parte del libro? Non mi interessava. Quindi? Espansione. DLC. EA? No, non ti capisco. Ma non... non cioè, nemmeno noi capiamo te. Wii. Vabbè. Figo che comunque si riferisca a se stesso come Wii. Hai speso del tempo a far grooming. To groom? Che cazzo è groom? Crescere? Osservare forse, tipo, perché To lui fa questo. groom. Nell'ippica. Che c'entra l'ippica? Curarsi A il cavalcare. pelo. Spazzolare. Ah, penso sia tipo. Curare. Sì, dai, diciamo a curare. Hai speso del tempo a curare quei. Custodi. Possessori, cioè custodi, ok. Solo per intrappolarli e lasciarli indietro nei data, cioè nel mondo dei dati. E perché? Non lo so. Chissà che pensa il maestro dei maestri. E nonostante ciò tu lo segui? E no. Potrei non sapere le ragioni dietro quello che fa, ma posso immaginarle, posso intuirle, ma non ne sei certo. Ma quelli sono i mondi Disney. Sì, anche se boh, non so se sono sicurissimo, sembra di sì forse, boh. Ma sono sicuro di una cosa. A me piace il cazzo. No, non è un fan dell'oscurità. Il maestro non è fan dell'oscurità. Vedo. Quello. Lo Noi lo sappiamo. capiamo. Lo Abbiamo sappiamo. capito. Noi non siamo. Che dice lui, scusa? We're not fond of light. Legati? Abbiamo fond attaccato, affezionato, legato, ok. Non siamo nemmeno legati alla luce. Però dice we're not fond of light. Può essere che fond of. Quindi non è un verbo sostantivo, che cazzo è? No, penso che è tipo uno di quei verbi che vuole la preposizione strana. Magari è fond of. Vabbè. Quindi qual è il tuo piano brillante? Espandermi in tutto il mondo dei dati utilizzando i suoi segnali. Per accompagnare i prescelti nel futuro. Il Così prescelto. posso. Ah, ok, The Chosen One, è vero. Per accompagnare il prescelto nel futuro, così potrò claim. Potrò. Dio, come si dice claim in italiano? Porca puttana, claim. Tipo pretendere. Bravo, pretendere, ok. Così potrò pretendere i mondi non ancora creati. Giusto, espansione. Vabbè, l'oscurità vuole espandersi. Shingeki 137? Basta. Così non importa in che mondo o tempo finirò. Tu sarai lì, sì, sarai lì lo stesso. Non Non credo. penso. Oh? Oh, l'ha cacciato fuori? Pensavo ti fosse stato detto di non interferire. Sì, per aiutare i Dandelion e i Dendrileone.
Ma non sto facendo questo per loro, lo sto facendo per me. In realtà sono Sora. No. Io sono un senza forma, non puoi distruggermi. Lo so. E infatti ti scoperò. E allora perché sprecare del tempo? Più a lungo esisti senza una forma tangibile, più il tuo volere scompare, si dissolve. Lo sta per materializzare? Darkness aveva una forma quando il maestro dei maestri era un ragazzo, giusto? Ok. Tu l'hai abbandonato per sconfiggere la luce. Ah, quindi attenzione! Ecco quando è Darkness che è diventato un tutt'uno. Ma dopo hai realizzato che non potevi mantenere il tuo volere Aswan Come e uno o come tutto. che senso? Quindi lui si è smaterializzato in modo da essere un tutto, però come tutto forse non riusciva a mantenere la sua volontà di ex persona. E Perciò. questo è per... E que sì, ok. Perciò tu hai ancora bisogno di una forma fisica. Tu lo calli... Tu si lo calli, vabbè, sin da me. Tu lo chiami infezione e espansione. Ma stai soltanto rubando i corpi di coloro con un cuore. Tu ti comporti come se fosse questo grandissimo piano incredibile. Quando in realtà è soltanto triste e patetico. Oh, Silenzio! guarda la Lushu come sta, come si sta imponendo. Tu non hai mai capito il suo piano reale, vero? Mamma mia. Cosa? Fammi ti chiedere ciò. A parte te, ci sono cinque altre ombre con un volere individuale. So che una, quindi ci sono 5 dark, 6 darkness. Ok. Ok. So che una nel mondo dei dadi. Dati che è quella che hanno affrontato loro. Sì. So, sì, so. Quindi dove sono le altre 4? Sei ben informato. Sì, 6 di noi sono rimaste dopo la guerra. Dopo cui, dopo la quale ci siamo ritrovati nel mondo dei dati. Ma tu sei tornata nel mondo reale. Cioè, ma tu sei tornato nel mondo reale, con la regina, con la fata cattiva. Quindi lui La era fata quello che cattiva ha. con È Malefica. quello che ha trovato Malefica. Ok. Ciò vuol dire che gli altri sono ancora qui. Lì. È lì, nel mondo dei dati. Sì. Quindi tu sei l'unico sulla mia strada. Come tu lo sei sulla mia. Oddio! Oddio! È Freezer. Ah, è finito. No, no, aspetta. Sbagliato. Dai, dai. Allora. Di quanto sei? La fata cattiva ha preso la settima. Scusami, ma... Ok. Ma ci sono solo... Ci sono sette di noi. Cioè, noi siamo sette. Quindi siamo uno in più. Due. Questa è rotta. Quindi siamo scesi a cinque. Cosa dovremmo fare? Ma comunque sono stupidi. Ma lasciate Ventus là che sta dormendo e non se ne accorge. Quindi aspetta, metti in pausa un attimo. Il personaggio col cappotto bianco non è nessuno di loro, quello che è stato spedito No, da è Lushu. strelizia, dai, su, non ci giriamo intorno. L'abbiamo vista prima camminare con il tizio incappucciato, che presumibilmente è Lushu. E quindi niente, è andata.
Vai, continuiamo. La sedia da gaming, pure con il Ecco, poggiatesta. sì, quella è, sì, comprata 150 euro su Amazon. Guarda, c'è Ventus che dorme in piedi, ragazzi, questa cosa è magnifica, cazzo. Ventus in qualsiasi posizione dorme. Quindi questo sarà il mondo reale, penso, presumo. No, ho capito, basta, ok. Cosa... il tempo sta per scadere. E dobbiamo decidere chi andrà. Ma noi non siamo gli unici denti di leone. Sì. Cosa ne sarà di tutti quanti gli altri possessori del Keyblade? Loro andranno a dormire. Con un computer in modalità... cioè in sleep mode sarebbe in modalità riposo. Dormire? Master Ava ci insegnò... no, ci disse... Ce no, l'insegnò ci Master Ava, insegnò. ricordi? Sì. Quando tutto quanto sarà inghiottito dall'oscurità, il mondo cadrà, nello slumber, che non so cosa sia, penso sia una cosa tipo... Tipo un sonno profondo. Cata qualcosa? Okay. Dice sonnellino qua. Ah, Cadrà in un sonnellino. Destra. vabbè. Maestro dei maestri sa, sapeva che ciò sarebbe accaduto e ha creato quindi il mondo dei dati. Cioè ha creato un backup del mondo reale. Un posto dove tenerci al sicuro. Ecco perché siamo qui. E qualcosa fa sì che questo, cioè farà sì che questo mondo si frizzerà, si bloccherà. Potrà essere riavviato e Ripristinato. ripristinato. E la fine di questo mondo non è come la fine del mondo reale. Come ho detto, modalità riposo. Che cazzo sta... vabbè. Non dobbiamo preoccuparci di questo mondo. Anche se usiamo l'arca per andare indietro, dobbiamo utilizzare di nuovo per andare dove bisogna andare. Mario! E chissà dove sarà il posto, insomma. Fuggire è davvero la risposta giusta? Se rimaniamo o andiamo, è una merda. È comunque una merda. Destra. Ma se nessuno torna indietro, allora nessuno saprà cosa è accaduto qui. Non ci sarà Non nessuno a ci sarà. salvare chi è rimasto indietro. Chi è rimasto indietro intende chi rimane qua nel mondo dei dati o chi è rimasto nel mondo reale No, chi e ha rimane nel mondo dei bisogno? dati, compresi anche gli altri custodi che staranno dormendo. Sì, ma spero che non possano essere salvati perché sennò si perderebbe tutta la tensione, ecco. Tu sai che potrebbero essere salvati un pochino meno, cioè, meno coinvolgente, secondo me. Sì. Vado un attimo a prendere il cazzo, arrivo. Anche se loro sono già i sopravvissuti, no? Sì, loro sono già i sopravvissuti vabbè, prima, tra virgolette, guerra. I denti di leone che sono stati mandati via per rifondare il mondo. Quindi già una tragedia c'è stata, quindi forse ci potrebbe andare bene così come situazione. Strisia morta sarà sicuramente quella data, mentre la vera è andata nel futuro. Data Strelizia. Vediamo, vediamo. Magari finiamo l'update e ne parliamo di questo. Rimarranno qui Lori e Medelrena. Però no, Saga, come fanno poi ad essere nel periodo di Sora? Per me... Allora, vabbè, Ventus, Lori e Medelrena devono viaggiare per forza.
Brain deve viaggiare pure se deve essere l'antenato di Aracus. Quindi rimarrebbero Ephemer, il player e Skald. Se il soggetto X è Skald, allora deve viaggiare lei. Se invece il soggetto X è Strelitzia, allora potrebbe viaggiare. Ma il player non lo so, perché cioè, che fai viaggiare il player, poi come lo riprendi nel futuro? Cioè, chi riprendi? Perché il player ha un aspetto, un nome diverso per ogni giocatore. Ephemer non penso nemmeno, perché ci starebbe che il collegamento avuto in Kingdom Hearts 3 con Ephemer sia un qualcosa di temporale. Perché il collegamento in Kingdom Hearts 3 non è stato solo con Ephemer, è stato con i custodi del passato. C'erano tutti i nomi dei giocatori, vabbè tutti, alcuni nomi dei giocatori di Union Cross, quindi può essere che quello sia stato un collegamento che Sora può aver avuto con i custodi rimasti lì a dormire. Sto parlando, no, di quando c'è quel tornado di Heartless e Sora va con tutti i Keyblade del passato e gli va addosso, bella quella parte. Quindi sì, rimangono Ephemer e il player. Anche perché sono amici, ci starebbe che rimangano loro due. Andiamo, Kenzo. Non dobbiamo permettere che ciò accada. Noi, posteriori a Kibbe, dobbiamo vivere. Ecco, Ephemer ed io dovremmo dividerci. Sto cazzo di Ephemer comunque è il Cristo di Kingdom Hearts. Porca puttana. Sono d'accordo. Brain, tu dovresti tornare indietro. E avere te nel mondo reale ci darà la migliore delle chance per salvare la gente lì. No, la gente qui. Non se la fa Arrivato. rivedere 2 volte, Brain. Va bene, ciao. Bella Efe. Non sono un leader dell'Unione. No, aspetta, che cazzo ho detto questa? Non sono un leader dell'Unione o altro. Quindi. Ascolta. L'unico modo per fuggire da qui è tornare indietro. Noi siamo quelli responsabili per questa situazione. Non è vero, non sono responsabile alla fine. Cioè, gli unici responsabili sono quei cazzo di veggenti, sono scomparsi, porco due, hanno lasciato tutto in mano a loro, porca troia, sti poracci. Quindi tu, Ben e Player dovresti andare. No, Quindi no. per ora sono Ephemer, Play. Ma no, questo player di personaggio di merda. Cioè, vedi, si è complicato la vita pure mettendo il cazzo di player. Porca troia, porca. Quello da un lato mi piace come scelta perché lo fai vivere gli eventi come un custode qualunque, però poi renderlo così partecipe negli eventi ti rende un po' le cose Lo limita, complicate. lo limita. Mo' c'è un posto in meno perché ci sta player a Ma rompicoglioni. Player deve rimanere per forza indietro. Ma non potevamo riplayer, porca puttana. Poteva, allora, nel mondo dove è andato con Ralph spaccatutto a fa bordello, lo facevi morire là. Fallo morire là. Dovevi tirare le palle, Cristo. Yu intende il Reno. No, ma no. Quindi. Ma no? No, 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 non va player. Allora, quindi sarebbe per ora sono, abbiamo detto Ephemer, Elrena, Ben e Player. Bella scuola di merda. Andiamo avanti. Cioè, uno addormentato, una che non è abilita a No, più no, di me aspetta, prima degli esami. Brain. Brain deve andare lì, Ephemer Ah, rimane qua. Brain, vero. Comunque, cioè, l'unico effettivamente utile lì in mezzo è Brain. Sì. Quello sta a dormire. Ah, vedi che lì ha. Brain. Brain, Player, Rena e Ben, prendete ciascuno una capsula. Che sta succedendo? Quindi Skull DeLorean. Skuld, Loriam, uno di voi due dovrebbe prendere l'ultima Loriam, prendila tu. Cosa? Se c'è una chance che tu riavrai la sorella indietro, dovresti essere lì per lei. Inoltre,
Hai una chance migliore per trovare delle risposte lì. Sono stanco, già faccio più. Questa cosa, sto gioco mi stanca. Quindi resta un Credo di FMR essere l'unico Scald. adulto. O Scald. Madonna. Ok. Oh, quindi scopano finalmente che mi scalda, cazzo. Era ora. Non mi merito uno spot, cioè un po', non mi merito il posto. Sì, invece sì. Mi hai dato speranza per la prima volta da quando Stelizia è scomparsa. Venimi a trovarla, per favore. Team up allora di Loira e Medrena. C'è soltanto Una via di una fuga via. Sì. Una da qui e via di fuga da qui. i posti sono limitati per ora. Per ora. Quando tornerò indietro, prometto che troverò un modo per salvare tutti quelli che sono qui. Grazie, tutto destra, non abbiamo molto tempo. Chi va? Metti un attimo in Come chi pausa. va? Mo' l'hanno detto. Quando tornerò indietro, prometto che troverò un modo di salvare tutti. 100 anni dopo. Lol. Io rimango. Oh, ha parlato player. Non Oh, che sono sta nemmeno succedendo? un dente di leone, grazie. Sono qui soltanto come tua amica. Quindi se rimani qui, lo stesso faccio io. Player. Inoltre, non voglio aspettare il tempo per incontrarti di nuovo. Grandissimo colpo di scena, la presa di posizione di player. Non vi lascerò entrambi qui. Bene. Perché non è... Non ne lasciamo uno per dopo. Di pod lì. Ok. Potete trovare un modo per salvare tutti e tre insieme. Hai qualcosa in mente già, non è vero? Ovviamente. Perché mi ha preso faccia di merda? Sono l'unico intelligente in questa serie. Porca puttana. Quindi è deciso. Ok. Loriam, puoi controllare Ven. Oppin, vabbè, Salta su. succedono delle cose. Brain, prenditi cura di tutti quanti. Lo farò. Comunque c'è stupido Ska, porca puttana. Cioè, proprio mi fa incazzare, Cristo. Questi qua, piuttosto che pensa a fare gli amici, dovrebbero di cazzo, sì, dobbiamo andare a salvare il mondo, buttiamoci dentro, uno di noi tre. Più gente ci sarà Vabbè. dall'altra parte, più probabilità hanno di aiutarsi. Cioè, più possibilità hanno di aiutarsi. Ah, eh sì, sarebbe stato un ragionamento logico. Vero. Oh! Ma questo è tuo. È stato fatto per te. Questo anche. Cioè, porca puttana, ormai si cambia la... Incredibile! Cioè, ma non mi ricordo l'inizio, il Keyblade, uno su un minuto, ce ne sta solo uno, chi lo prende ha un cazzo enorme. Poi, porca puttana, mo si passano i Keyblade come si No, ma passano i cazzi. Vabbè, alla fine questa cosa è stata smentita già nel primo, con Topolino che ne aveva un altro. a parte quello, ma poi a un certo punto ci sta Eriko che si prende il Keyblade a cazzo durissimo, senza alcun motivo, da sola. Host link to all, dice Giadino. Ok. Ci sta il nome con. Se ti senti perso, non esitare ad avere un'occhiata. A dare un'occhiata, pure. A dare un'occhiata. Ti aiuterà quando ne avrai più bisogno. Li terrò per ora. Ma per quanto ne sappia, sono tuoi. Master Ava, ti ha. Te la dati per un ha dati a te per un motivo. Li affidati a te per un motivo. Pensavo che ne saresti stato felice. Master Ava mi ha detto che tu volevi leggere il libro da tantissimo tempo. Inoltre, sono abbastanza sicuro che gli hai dato a me convinta che avrei fatto proprio ciò.
Eh sì, vabbè, possa il tuo cuore essere la tua chiave guida. Bel momento, dai, tra Ephemer e Brain. Come, così come il mio è stato per me. Grazie. Tornerò indietro per te e per voi, ragazzi. Gang. Sì! Cazzo, bro. Vado a morire. Adesso Trisom? Ryan, sei sicuro? Yep. Sono destra, dove voglio essere. Mamma mia, questo momento da quanto l'abbiamo aspettato, Solo sì, finalmente. Madonna, porca Oh, puttana, che sì. parto, finalmente. Ce Il mio l'abbiamo capitolo si fatta. chiude. Porca miseria. Che palle, ho aspettato fine maggio per sapere se questi qua hanno scopato o no. Poteva finire tutto qua per una volta. Ci siamo, Kenzo. Abbiamo resistito per tutto questo tempo. Stiamo per finire finalmente. Sta accadendo. Stanno, non ce la faccio più. Non è già me, perché non mi devo avvicinare a sta saga dopo i cazzi miei. Keyblade di Sara e Miki sono unici, uno rappresenta il regno della luce, l'altro dell'oscurità. Sì, però questa cosa poi non è stata approfondita più di tanto. Quella che è rimasta. Eh sì, no, sai che hanno detto che la lasciano per sicurezza, magari può servire. Cioè non si riuscivano a decidere, hanno detto vabbè, lasciamola, magari ci serve per qualcosa. Inaspettato comunque che Brain abbia passato il... Non ricordo il nome del Keyblade. Comunque il Keyblade di Erekus a Ephemer. E come fa ad averlo Erakus? Perché adesso ci sta che Erakus sia un discendente di Brain. Il nonno, se non sbaglio, è Brain. In Dark Road l'hanno detto. Cioè che il nonno era un custode. Mi pare abbiano detto il nonno. Però il Keyblade. Non riesco a spiegarmela per ora. La questione soggetto X a questo punto potrebbe essere strelizia. Il video non può mandarglielo via posta. Via posta interdimensionale intertemporale. Soggetto X, secondo me, è strelizia. Anche perché darebbe per un buon, cioè, secondo me darebbe un buon motivo a Marluxia, cioè Marluxia, a Loriam e il Rena di esistere nel mondo di Kingdom Hearts 3, cioè nel post-guerra in Kingdom Hearts 3, cioè Un che l'hanno bel scoperto retcon, praticamente. però, dai. Allora, che retcon sarebbe, scusa? Palesemente non era quello il motivo per cui loro facevano quello che facevano in... Cioè, se dovremmo farcelo andare bene, dovremmo È una ingoiarlo saga che si fa su tappandoci il retcon dal naso. primo capitolo, Antecristo. Ma nello scorso aggiornamento Lushu diceva che quello che stava spedendo era il True Dandelion, il vero dente di leone, quindi ci può stare che Strelizia magari ha qualcosa di particolare, per questo sono andati addirittura a prendere la versione dei dati, quindi boh. Allora, in Dark Road dicevano quindi che il nonno di Erekus avesse combattuto l'oscurità, quindi ci può stare che sia Brain.
Ephemer lo darà a Skuld, che userà la capsula e lo ridarà a Brain, che fonderà Skalad Kylum, mentre Skald userà la vera capsula e sarà il soggetto X. Confermato che i capelli neri, questo non ricordo che in Kingdom Hearts 3 si sia detto che il soggetto X ha i capelli neri. Mentre per il resto non lo so perché. Cioè, è stato un bel momento il passaggio di Keyblade da Brain ad Ephemer. Quindi io vorrei che questa cosa andasse avanti tra loro due, come personaggi, come loro rapporto. Cioè, fare che Brain l'ha dato ad Ephemer, ed Ephemer lo dà a Skald, e Skald lo ridà a Brain è un po' così. No, comunque, sono andato a rivedermi la cutscene di quando l'Arxene viene sconfitta a Kingdom Hearts 3. A un certo punto, Sora gli chiede: Lei chiede, allora perché sei stato tutto questo tempo al suo fianco? Riferendosi, penso, a Xehanort. Lei gli fa: Il mio segreto. Quindi, no, Secret. cioè, il fatto che Nomura abbia lasciato indefinite le sue motivazioni e insomma è a favore di quello che dicevo prima. Sì, arrivati a Kingdom Hearts 3 per far proseguire il personaggio dopo il finale di Kingdom Hearts 3 doveva avere in mente qualcosa. Poi se non sbaglio era già comparso in Union Cross del Rena, quindi magari qualcosina l'aveva ideata. Dicono che nei rapporti segreti di Kingdom Hearts 3 si dice che il soggetto X ha i capelli scuri. Vabbè, probabilmente Stralizio si è tinti di scuro per non farsi riconoscere, tipo un personaggio di My Hero Academia di cui non farò il nome. Comunque questa cosa dei capelli non la ricordo, poi la vado a rileggere. Comunque uno dei sette pezzi neri è Vanitas. Ma secondo me sì, cioè nel senso, secondo me ora sappiamo la nascita dell'oscurità dentro di Ben, cioè ormai è sicuro, penso che la sua oscurità dentro sia creata così e che quella sia appunto Vanitas. Ed ecco perché pure Vanitas è così forte, perché proprio rappresenta proprio l'oscurità originale, potremmo dire. Sì, anche questo è un retcon perché ovviamente non era questo la nascita di Vanitas, però in Kingdom Hearts 3 dice: Ah, ma voi credevate che io fossi l'oscurità di Ventus? No, io sono una cosa molto No, più vabbè, vecchia. comunque lui dice molto più vecchia, ma è linea. Lo dice in Ha Kingdom Hearts senso 3, alla però in Birth by Sleep lui era l'oscurità di Ventus e basta, non è che doveva fine. essere Vabbè. un'altra cosa. Ovviamente ci ha buttato dentro, ma fa sempre così Nomura, poi ovviamente espande un po' i concetti del cazzo. Quindi il nuovo gioco che era questo, voleva fare alla fine del Kingdom Hearts, no, di Kingdom Hearts 3, sono le sei oscurità e... Ah, fammi rivedere quella scena, io non l'ho vista. Cioè, non mi ricordo, no, io non l'ho vista. Recupero un attimo dei messaggi intanto. Capire come hanno fatto Lorimar e Ren a passare dal finale del gioco a diventare due nessuno, anche questo è da capire. E a questo punto mi chiedo. Magari andando nel futuro gli può essere successo qualcosa? Perché per andare nel futuro devi avere qualcuno che si ricordi di te e qualche roba tua. Come hanno fatto loro ad andare nel futuro? Se non hanno nessuna delle due cose. No, 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 ok, c'era Malefica che si ricorda di loro, Sì, sì. E c'era però Malefica. aspetta, manca qualcosa che li rappresenti. Qualcosa che rappresenti. Allora, Strelizia? Non lo so, qualcosa di loro mi sa che serve. C'è Forse proprio ha un pezzo di fatto l'uscita loro. la giocata e ha dato a Strelizia un pezzo di ciascuno, qualcosa di ciascuno. Cioè, gli ha tagliati i capelli, tipo. Che non lo so,
Può essere magari un oggetto, semplicemente. Ha rubato un oggetto a ciascuno di loro e loro non lo sanno. Per questo vediamo la macchina da scrivere in camera di Ventus senza i fogli, perché ha rubato i fogli, Lucio, e li ha dati a Strelizia. Joe dice quando Lucio diventa apprendista li rievoca. Però se ci viene detto che serve qualcosa di loro, puoi fare che lo puoi fare anche senza. Soluzione a tutto, Ant. Non lo vedono loro. Comunque Napoli, sì. No, volevo vedersi tu. Comunque sto vedendo il finale di Kingdom Hearts 3. Vabbè, il finale di Kingdom Hearts 3 rimette in gioco sette pezzi. Penso siano gli apprendisti, cioè quelli sono i veggenti più che era il maestro dei maestri. Sì, erano sette Chi loro. erano, Ant? I veggenti Cioè, più il scusa, maestro loro sono erano... sette. No, quindi sono loro, ok. No, perché ci sono anche i simboletti sugli scacchi, quindi cioè, Sta non mi ricordo simbologia quanti dei simboletti numeri ci poi, sono. mamma mia, ora con il fatto che ci sono sette oscurità, sta cosa si fa a sovrapporre alle sette luci, quindi mamma mia, davvero. Ah, oh, che palle. Quando è che sto scopa ci togliamo dalle palle tutto sto bordello? Ma io comunque spero che Nomura lo concluda veramente sto coso a fine mese. Che non mi faccia... Ragazzi, ci rivediamo qui tra un anno con un nuovo gioco di Kingdom Hearts. No, Perché io no. veramente mi taglio le palle in diretta. Da un punto di vista commerciale non gli conviene continuare con qualcos'altro perché mo è uscito, deve uscire il corrispettivo di Final Fantasy, no, quel giochino là che avevamo visto, che l'hanno annunciato non ricordo quando. Eravamo in live se non sbaglio. Forse era uno State Final of Fantasy Play. No, 16. no, quell'altro mobile se non sbaglio. Quindi può essere che l'abbiano chiuso per questo. The World Ends With You, che cosa? No, 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 uno di Final Fantasy. Il gioco mobile di Final Fantasy. Non il Veramente? remake di Final Fantasy VII per mobile, l'altro. Ne avevano annunciato due. Il Ah, il Battle Battle Royale di Royale. Final Fantasy. Magari. Forse dietro una mura. Mi pare di no, però magari come team. Cioè, è strano che abbiano ad un tratto detto chiudiamo Union Cross. Proprio un po' dopo l'uscita l'annuncio di quel gioco lì. Quindi secondo me può. Può essere magari per quello. Quindi non ne faranno secondo me un altro mobile di Kingdom Hearts per dire. Mi chiudono pure Dark No, Road che è iniziato ieri. non me l'accollo. Quindi il prossimo sarà un gioco principale. Ah, effettivamente Joker fa notare che è Lucio ad aver reclutato Marluxia di Larxino mi pare non lo dica. Però si vede, c'è il filmato che lui dice, ne ha reclutato uno nuovo, si chiama Mar qualcosa, quindi Zigbar l'ha Comunque, reclutato. però c'è anche un'altra cosa che non viene detta, che praticamente è Lucio che si è scopato la madre di Nomura per farlo nascere. Questa è la teoria del loop confermata. Io comunque continuo a chiedermi come tutte queste cose si intrecceranno. Devi solo aspettare fine mese, Ant. No, no, nel futuro della saga, dico. Non si incontreranno mai. Maestro dei maestri, gli altri veggenti, gli altri personaggi, le oscurità, la storia di Yozora. Io ho più paura che interesse. Sono troppi personaggi e troppe sottotrame app apparentemente slegate fra loro. Non lo so. Già Kingdom Hearts 3 mi ha deluso per come ha gestito i personaggi. Ed erano già personaggi esistenti e legati fra loro. Figurati ora che i personaggi sembrano essere di più, cioè sono di più, e sono anche slegati. Temporalmente, spazialmente, boh. Quindi chi era il traditore dei denti di leone? Tutti e nessuno. Ottima sottotrama. Yozora avrà un Questo gioco a strategia. parte, ma lo lega per forza. No, semplicemente farà un bel po' di background su Yozora e sarà una roba molto simile al Noctis originale di Versus 13. Quindi Noctis d'Archettone, Sunderino.
il sesso fa schifo, viva il porno. La madre di Sora in realtà è il mom. Il creatore era Ava. Ormai non sono più sicuro di questa affermazione. Non sono più sicuro di niente. Questa era la teoria principale di Kenzo, che purtroppo gli è stata distrutta. Madonna, sai quante teorie mi sono distrutte? Fortuna che c'è ancora la teoria del fratello di Anne che va avanti. Quella Non andrà morirà avanti mai per quella teoria. Non sempre. morirà mai. I veggenti sono controllati dalle oscurità, come succede a Ventus in Bird by Sleep per colpa di Vanitas. Andrebbe spiegata. Perché ora le due oscurità sappiamo che sono sicuramente. Ah, effettivamente i veggenti sono quattro, quelli che rievoca Lushu. Però la scacchiera ne ha sette di Ante, pezzi, quindi. ti ricordi del dubbio che avevo io su Sigmar e Braig? Il discorso. Cioè, mi ricordo un dubbio fortissimo che avevo su Sigmar e Braig io. Quando si sono Che divisi, se Lucio è rimasto, come ha fatto Lucio a rimanere. avevo. Forse era quello. Può essere. Cioè, avevo questo dubbio incredibile sul Sigmar. E Braig, che tipo mi ricordo che era tutto partito dal fatto che non cap cioè non mi riuscivo a spiegarmi quando Braig fosse entrato in contatto, cioè fosse diventato, cioè quando Lucio avesse preso il corpo di Braig. Eh sì. Però forse questo prima di Kingdom Hearts 3 ce l'avevi sto dubbio. No, in realtà ce l'avevo anche dopo, ne parlavamo, mi ricordo, un pomeriggio che mi cercavo di spiegare delle cose. Cercavo. Luce non è per forza buona. Nomura vuole introdurre il tema della luce malvagia con Mom e Vincenti. Vediamo. Cioè, per me va bene, anche se già il fatto che. Cioè il contrasto eccessivo tra luce e oscurità l'ha già introdotto con Riku, no? Con tutto il suo percorso, quindi è già presente come tema. Poi vediamo se lo vuole Ci vediamo dopo, mostrare in insomma. maniera diversa, non lo Nomura vuole so. fare un personaggio come Saruman. Mi serve Saruman perché mi piace il Signore degli Anelli. Facciamo Saruman. Saruman chi sarà? È uno dei veggenti, o se no lo stesso maestro dei maestri, con Lucio. Qual era il dubbio che c'avevo su Braig? Porca puttana, Ah, porca. non era questo. Ma non mi ricordo tutto il processo logico che avevo fatto. Che lui aveva preso il. Lucio aveva preso il controllo di Braig. Quando si divide in Heartless e nessuno, non ti tornava la divisione, se non sbaglio. Cioè, dove andava a finire Braig e dove andava a finire Lucio. Vabbè, tu non rispondi, io devo riflettere su questa cosa. La luce come nemica non si è ancora mai vista, solo brevemente con lo scontro con Eragus. Già quello secondo me è un bel modo di trattare il tema. Cioè è la luce che ha sbagliato lì. Poi, ok, se tu dici che non l'abbiamo mai vista come che il nemico è la luce, è vero. Però, ecco, il tema è già stato trattato. E mi è anche piaciuto come è stato trattato. Però sì, ciò non toglie che non possa essere proposto come dici tu. Comunque davvero abbiamo Ant ha lato Light, Kenzo ha lato Darkness. Che bella l'oscurità, ragazzi. E Sensei ovviamente è un elettore di centro e quindi è il nessuno. Ed elimina questo scudo. No, nessun Keyblade. Non c'ho Keyblade, ragazzi. Comunque, Kenzo. Se vuoi, per me possiamo finirla qui, se dalla chat non hanno altri argomenti da No, finiamo proporre. qui. Poi ci rivediamo a fine mese con. Ciao, System. Ciao, sei arrivato nel momento in cui stiamo chiudendo. No, finiamola qui con sto. Guarda, mi scoppia la vena per quando Nomura mi ha fatto incazzare oggi. I cosini in Dragon Ball, quando sei. Bravo, esatto. Sì.
Tipo quando fa tipo le vene di Ryama che sono tipo così e poi tipo così. Allora, niente ragazzi, grazie per esserci stati. Ci vediamo a fine mese per festeggiare insieme la fine di Union Cross. Kenzo porta lo Stappo lo spumante. champagne. Stappo lo A champagne. Cioè, fine mentre loro. mese. Mentre, come finisce proprio finisce con l'ultimo video. Stappo lo A fine champagne e mese si festeggio con sciabola. pure i vicini. Porca troia. Alla Buonanotte, prossima. ragazzi.